13 febbraio 1503. A Barletta avviene la famosa disfida fra 13 cavalieri francesi e 13 italiani che si battono e vincono per vendicare l'offesa di un francese che ha definito codardi gli italiani. Ettore Fieramosca, a capo dei soldati italiani, sconfigge la compagnia francese, dando il colpo di grazia. La disfida di Barletta, trasformata ed arricchita nei secoli di particolari fantasiosi, è in realtà un evento storico che ha segnato l'inizio della dominazione spagnola nel meridione d'Italia. Benché combattessero al servizio della Spagna, i 13 cavalieri che il 13 febbraio 1503 scesero in campo a Barletta contro altrettanti cavalieri francesi per una sfida concordata, erano italiani. La loro vittoria, celebrata in un romanzo famoso di Massimo D'Azeglio, assunse subito il valore di una smentita, limitata ma efficace, alla leggenda degli italiani che non si battono. Racconta Francesco Guicciardini nella Storia d'Italia. Rimbombando l'aria di suono di trombe e di tamburi, di tuoni d'artiglieria e di plauso e grida militari, degni che ogni italiano procuri quanto in sé, che i nomi loro trapassino alla posterità mediante lo strumento delle lettere. Furono adunque Ettore Fieramosca Capuano,